Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi con noi Danilo, 50 anni. Danilo ha un problema di deficit erettile da più di 5 anni che ha trattato con terapie orali utilizzando i farmaci conosciuti inibitori della fosfodiesterasi 5, però gli effetti collaterali di questi farmaci gli alteravano molto la qualità di vita nel post rapporto. Adesso questi farmaci non funzionano più. Danilo ha deciso di effettuare un impianto di protesi peniena idraulica tricomponente, cosa che faremo la prossima settimana. Danilo, ci racconti brevemente la tua storia? Sì, allora ho 50 anni e ho questo problema dai 4-5 anni, all'inizio l'ho sottovalutato, poi mi sono rivolto a uno specialista, mi ha proposto questa terapia orale che comunque mi provoca questi effetti indesiderati, fortissimi mal di testa. Sono andato avanti per qualche anno, poi questo tipo di terapia non aveva più efficacia, ho provato anche le punture, ma non c'era nulla da fare, quindi sono ritornato su internet a cercare chi potesse risolvere questo mio problema e ho raccolto una grossa documentazione sul dottor Antonini e sono rimasto molto colpito da questo tipo di chirurgia non invasiva che lui aveva messo a punto. E quindi ho avuto un incontro con il dottore, un incontro molto tranquillo, anzi forse io ero un po' agitato, però mi ha messo veramente a mio agio, mi ha spiegato come si sarebbe svolta l'operazione, il funzionamento della protesi tricomponente e abbiamo deciso di fare questo tipo di operazione. Senti, quanto ti è servito vedere video su internet, testimonianze, tutto quello possibile che insomma documenti questo tipo di procedura? Ha avuto una valenza, una rilevanza importante nel tuo percorso? Sì, devo dire che la documentazione trovata sul web è stata fondamentale, perché è un tipo di problema che non si confida a nessuno, anche i dottori, i vari dottori non ti indicano spesso la via giusta, e quindi il poter visionare l'operazione, il video dell'operazione, le testimonianze poi di chi si era affidato al dottor Antonini e tutto il resto della documentazione è stato fondamentale. Sai che pure tu farai parte poi di questo gruppo di persone. Sì, so che anche io farò parte. Entrerai nel club dei pazienti, però diciamo insomma. Che non vedo l'ora proprio perché una volta fatta l'operazione finalmente mi toglierò questo peso dalle spalle. Senti, concludendo, psicologicamente il deficit erettile, che in Italia è considerata una condizione diciamo un pochino all'atere, una condizione patologica un pochino all'atere, cioè chi ha deficit erettile non è un malato, è uno che ha voglia di divertirsi. Puoi testimoniare a 50 anni cosa significhi realmente avere un deficit erettile che poi ti altera la qualità di vita anche nel sociale e nei rapporti con gli altri? No, sì, questo è verissimo, ti fa vivere un po' defilato, un po' da una parte perché tu non puoi esprimere una parte della tua personalità, del tuo vivere. È un fardello che ti porti dietro, che ti fa vivere un po' in maniera grigia, anche con il rapporto con le altre persone, con il sesso femminile, piuttosto che con la propria compagna. Anche con gli amici, perché comunque si ride e si scherza, però c'è sempre questa cosa sotto che dà fastidio, ecco. Va bene Danilo, siamo pronti, tra una settimana tornerai a rinascere, io questo te lo prometto e mi impegno perché questo avvenga. Io lo spero e non vedo l'ora. Vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata.